avviene oggi qui a Sarzana l'accensione della torcia olimpica di questa 33esima edizione dei giochi nazionali e Special Olympics. Devo dire, questi 12 anni la Spezia ha fatto veramente tanto, ma per una rete meravigliosa che si è costruita con tutte le istituzioni civili e militari, con i tanti comuni che ci hanno sempre dato una mano. Infatti oggi partiamo proprio con la prima tappa dal comune di Sarzana, non a caso, comunque un comune che ci ha sempre aiutato, che ha ospitato oggi la tappa, che offrirà una cena durante i nostri giochi, il famoso Host Town, a più di 150 atleti. Devo dire, dei giochi importanti. Avremo più di 1000 atleti che arriveranno da tutta Italia, 6 delegazioni straniere, Malta, Andorra, Gibilterra, Romania, Svizzera. Devo dire, per un evento che ospiterà come sempre tantissimi atleti, tantissime famiglie, tecnici, accompagnatori. Quali i giochi che si svolgeranno sul nostro territorio? Avremo il calcio, che si svolgerà al campo sportivo Montagna, il basket al palazzetto dello sport, nella palestra dei Salesiani, e ginnastica artistica e ritmica invece sarà alla palestra del 2 giugno, e il badminton al centro del DLF. La torcia che oggi accesa, la Torch Run, la corsa della speranza, la corsa della torcia, proseguirà nei vari comuni del territorio. Seconda tappa, giovedì, il comune di Lerici, per poi arrivare il 12 giugno in Piazza Europa alla Spezia con l'apertura finalmente dei giochi e l'accensione del tripode. Saremo a Lerici giovedì. Anche lì un altro comune che in tutti questi anni è sempre stato al nostro fianco, e quindi noi invitiamo tutti i lericini a scendere giù in piazza e a vedere, appunto, ad ospitare e ad accogliere i ragazzi del centro Antares che, come oggi, i ragazzi delle missioni accenderanno il tripode. Parte da Sarzana la fiaccola olimpica dei giochi nazionali estivi delle Special Olympics. Sì, beh, è con grande orgoglio che abbiamo aderito a questa iniziativa, perché la disabilità è un tema importante per il nostro comune. Come comune abbiamo deciso anche di adottare, come si può dire, una delegazione di disabili che partecipano, di atleti, e faremo una cena il 13 di giugno a Sarzana per poter dare il nostro contributo. Una manifestazione importante per la valorizzazione della disabilità qui a Sarzana oggi. È una grande cosa. È una grande cosa perché ce n'è anche bisogno. A volte sembrerebbe che questo handicap sia trascurato un pochino. Invece con queste manifestazioni viene riportato, se ce ne fosse l'occasione, proprio nel cuore della manifestazione, nel cuore della città.